www.radiodigio.it e la storia continua. Ludovic il Moro e il mecenate. Ma minga duma Leonard. In ben passaggi in cent'anni che Leonardo le volta via. Ma a me mi pare giusto di parlare di quel mecenate di quei tempi. Ludovico Sforza, il Moro, chiamà, forte di carattere, scrocche e lughi, devoto ai studi, devoto all'arte e tutto il bel che si può di fare. Guidato dal padre al fal diplomatico, i giochi di guerra lui è conosciuto. Lui è un politico di gran rispetto, un gentiluomo istruito e perfetto. 1489. Tornato alla Francia, dopo la morte di suo fratello, con grande ingegno, stringe alleanza coi Borgia, i Medici e coi francesi. Governatore del nostro Milan e poi del Duca, la ciapa in man in sci e povesse il mecenate, con legge mirà attent a tutto. E il matrimonio con la Beatrice la portà a buona alleanza. Lei senza amor, va bene, pazienza. Le linfa neva parla della gran abbondanza. Della sua corte, piena d'artista, che gira il mondo della cultura. Lì che è Leonardo protagonista, ma alter nom che fanno onore. E Bramante, l'Amadeo, e il Bernardin Luin, fior fior de omen, fior de cervel. Gies e palazzi meravigliosi, in grazia lor se leven su. Il nostro Moro, l'era un vulcan, giamò lui e pensa al dom de Milan. Venda la candoglia, il marmo fine e il passà a Uff, sur al Tesin. Ma la dislipa, guarda nessun, mestella mocia le presunè. Il mer lontano dal suo Milan, se smorse il Moro in te per lui. Miseri e onor della sua storia, amore e guerra, fede e peccà. Un solo ritratto, a sua memoria, denna al castel a lei conserva. www.redigio.it e la storia continua.